perché il vulcano erutta? Ciao Sofia! Ciao Lullo! Sto organizzando una passeggiata su un vulcano altissimo! Bello, ma stai attento perché può essere pericoloso. Il vulcano può eruttare. Ma perché il vulcano erutta? Ti consiglio di andare in Sicilia, dove troverai l'Etna. Lì troverai tutte le risposte che vuoi. Sarà un'avventura lullosa! Ti aspetto qui, Lullo, così quando torni mi racconti. Va bene, Sofia! Ciao! Eccomi qua! Mi trovo in Italia, per la precisione in Sicilia, dove c'è un vulcano famoso in tutto il mondo, l'Etna. Ciao, sono Vulcano! Ciao Vulcano! Sono Lullo e sono venuto qui per farmi una bella passeggiata. Bene Lullo, sono contento. Pensi che sia pericoloso? Dipende dai giorni. Oggi mi sento calmo. Prima di partire però ti pongo una domanda. Perché il vulcano erutta? Il vulcano è una spaccatura della crosta terrestre, delle quali, spesso improvvisamente, fuoriesce la lava, cioè roccia fusa da un immenso calore. Quando il magma che si trova sotto il vulcano non riesce più ad essere contenuto, allora fuoriesce dal cratere, provocando l'eruzione. Ma tu sai cos'è il magma? Si tratta di un misto di lava, detriti e gas a una temperatura altissima. Ma non tutti i vulcani eruttano. Ci sono quelli attivi, che eruttano regolarmente. I vulcani dormienti, cioè quelli che sono apparentemente calmi, ma potrebbero eruttare di nuovo. E infine ci sono i vulcani estinti, quelli che hanno avuto un passato da vulcano attivo, ma ora sono completamente spenti e non eruttano più. Comunque sappi che i vulcani attivi sulla Terra sono circa 1500. Devi sapere inoltre che alcuni vulcani si trovano sulla terraferma, altri si nascondono sotto il mare. Questo tipo di vulcani, con la loro attività, possono dare origine a nuove isole. Quando un vulcano è spento, a volte assomiglia a una montagna e può capitare che un lago si formi nel suo cratere creando un ambiente davvero suggestivo. Wow, che lullosità! Ti ringrazio, Vulcano. Spero di non dovermi preoccupare anche di te. Puoi stare tranquillo, Lullo. Le mie eruzioni possono essere violente, ma non sono imprevedibili. Ora vado a farmi un riposino. Ti auguro una buona passeggiata. Va bene. Ciao, Vulcano! Ciao, Sofia! Bentornato, Lullo. Hai passeggiato sul vulcano? Sì. E sei ancora vivo? Ebbene sì, l'Etna era di buon umore e quindi molto calmo. Stai comunque sempre attento, Lullo. A volte i vulcani possono eruttare improvvisamente. Certo, Sofia. Infatti non tutti i vulcani sono affidabili per le passeggiate. Ma in questo caso non c'è stato pericolo e ho avuto anche l'occasione di vedere la lava. Bello! La lava è molto affascinante, soprattutto quando crea quei grossi fiumi rossi. Sono d'accordo! E a voi bambini, vi piacciono i vulcani? Vorreste vederli eruttare con tutta la loro forza? E vi piacciono i fiumi di lava? E ricordate sempre che le eruzioni sono eventi spettacolari, ma talvolta spaventosi! Ciao! Ciao ciao! Alla prossima!